Signori, siamo tornati su Crash Bandicoot. Lo scorso episodio è durato un casino. Io ho dovuto editare tutta quella merda. Non ci voglio neanche più pensare. Siamo al quinto, se non sbaglio, episodio di questa serie che... non lo so. Cioè... a me sta piacendo, poi non so voi. Bene, allora, iniziamo con questo nuovo livello. E non ho idea di dove io sia, però... ci proviamo. 2, 3, 4, 5, 6, 6. Vabbè. Allora, capiamo che cosa fare nella nostra vita. Questo probabilmente devo saltare. Ok. Allora, io non ho idea di che cosa parli questo livello e di dove siamo finiti. Ah, non lo so io. Cerchiamo di capirci qualcosa. Già vedo le ragnatele e mi ricorda un po' lo scorso episodio di Lumo, io ve lo dico. Per cui vediamo di non farmelo pesare troppo sta cosa, Ecco, per l'appunto, grazie del pensiero. Aquaku è stato molto utile, comunque, grazie. Ma io ci muoio se vado... perfetto, no, aspetta un secondo. Oh no. Io devo entrare qui? Bene. Sì, mi schiacciano pure le mura. Allora, vediamo un po'. Un altro ragno, raga. Non voglio sapere. Questo dove va? Oh mio Dio. Cosa sta succedendo? Aspetta. Non tornare indietro che devo andare qua. Raga, proprio Cortex ha messo la pentola lì pronta per Crash. Lui sa che io sarei stato qui. Cioè, lo sapeva già. Non mollitemi. Sono ancora viva. Ma anche questo serpente lo sapeva, vedi? E anche Cortex lo sapeva, vedi? Aragosta è la cena. No, da qui no, Se non bestemmio, guarda. Allora, calmissimi, bene. Allora, qua ci siamo, là c'è il checkpoint. Quindi, salta, ammazza, ok. Meno male ho preso il checkpoint, perché ovviamente... io devo sempre cadere e ricadere. Ora ritorno a quelli, ecco appunto. No, raga. Allora, intendiamoci un attimo. Sono disattivati. Ma come? Sono disattivati? No, vabbè, allora, siete proprio dei bastardi. Questa è una remastered fatta bene, lo capisco. Però voi non potete farmi questo, perché io muoio nell'anima. Allora, adesso seriamente, perché veramente, cioè, nel senso, se cado... really, nigga? Porca di quella puttana. Oh. Problema è che... qua, non serve una sega, perché se cado. Non posso fare altrimenti, o muoio, lo volete capire? Calmi. Ah, devo saltare qua, perché sennò questo qua crolla. Ok. Cioè, voi volete dirmi che io devo fare il giro al contrario? Ah no, per arrivare qui. C'è il checkpoint, perfetto. E ok, anche lui se n'è andato. Adesso non so che cosa mi aspetta, ma una vita è sempre gradita. Si va sempre più in profondità. Questa è l'unica che non cade. L'unica piattaforma che non cade, che non necessita di cadere. Minchia raga, 3 vite, se muoio anche con queste basta. Cioè, nel senso, sono impedito di mio. Ma fra l'altro ho finito il livello. Il problema è che o ci arrivo e vinco, oppure non ci arrivo e non vinco. Caputtana, ragazzi. Porca puttana. Minchia, sono vivo. Come? Va bene così. Ho finito il livello, perfetto. Bene. Ho lasciato tipo 6-9 casse. No, 9 casse. 6. Sì. Ho lasciato 6 casse, ragazzi. 6 casse. Mica 16 o 17 o 19 quant'erano. Bene, allora, Road to Nowhere, va bene così. C'è un ponte. Io non vorrei dire, ma se prendo quella Quaku faccio una strage. Cioè, vabbè. Proviamo, che devo fare io? Minchia, sono immortale, posso farlo, veramente. No, raga, no, però se muoio non sono più immortale, capisci?
È genius. Ho come la sensazione che questo livello mi farà incazzare. Non so voi, però. Ecco, per l'appunto. Dove devo andare? Aiuto! Cade. Piano, vai. Preso. Checkpoint preso. C'è un maiale. Il cinghiale di prima è venuto per vendicarsi. Dell'altro episodio questo. Aiuto. Cosa sto facendo? Va bene. Allora, cerchiamo di fare le cose per bene. Andiamo. Vai. Checkpoint. Perfetto. Quindi se muoio riparto da qui. Questa cosa mi gusta. Un attimo di tregua. C'è il cinghiale. Devo morire. Vabbè. Per ora va bene. Il problema viene dopo. Il problema è proprio che il fatto che sto cinghiale rompe il cazzo. Allora, devo fregarlo in qualche modo. Ce l'ho fatta, penso. Seconda del bonus. Allora, se non prendo il bonus, qua è un problema, perché mi serve per checkpoint. Allora, vai. Ok, checkpoint. E c'è uno di quei cosi luccicanti che non posso prendere perché sono povero. Ok. Porca puttana troia. Meno male c'era il checkpoint. Cazzo. Ma porca troia, dai, c'era il checkpoint lì. Ecco, appunto. Vai. Mi sento quasi bravo in questo livello. Quasi, ho detto quasi. Non fatemi impressionare da ciò che dico, che non sono sempre cose vere. Vedete? Dai, raga, non si può. Ma dove sei scivolato, tua madre, in calore? E poi è bellissimo vedere questi movimenti di crash a ripetizione. È bellissimo, non so perché. Però, ti dà quella sensazione. Non lo so, è strano. Non mi fate riniziare, perché questo livello veramente è lo schifo. È lo schifo. Piano. Ecco. Ma tua madre è morta. Che due palle, raga. Poi mi chiedete: perché fai soltanto due livelli a episodio? Ma no, guardate un po' voi, raga. Perché sono scemo? Potevo prendermi il triplo dei frutti Wumpa. Però ovviamente zero. Devo distruggere le casse io. Ammanate. Che manco cannavacciuolo con i concorrenti di Masterchef. Porca puttana. Accidenta. Tua madre è una maiala. Se questa roba la riesce a un cinghiale, lui ti porta rispetto a vita. Non ci siamo capiti. Che poi fa il verso da cane. Quando muori fa il verso da cane. Cioè ti piglia proprio per il culo, no? Ti dice, ah, vaffanculo. Dai, raga. Non è possibile, dai. Non fatemi riniziare le cose. Non voglio riniziare le cose. Non voglio. Oh, grazie, Lo so che sei disagiato mentale, però. Salta, però piano, c'è un checkpoint. Piglialo. Bravo. Ok. 1, 2, 3. Dai, un altro checkpoint mi serve. Un altro, non cadere. Ah, eccolo lì. Oh, un attimo di respiro e via. Allora, sto maiale ha rotto il cazzo. Fermo, non cadere più. Fermo. Grandissimo, vai. Non cadere, baci sopra. Bravo. Grazie. Oh, bonus che funge anche da checkpoint. Vediamo di prendere qualcosa qui, perché veramente, se non ci sono vite neanche qua, sono morto. Perfetto. Grazie. Dai, ma perché? Ok, vite. Cortex, tua madre impestata, ladra. Che devo fare qui? Ah, ok. Devo usare qui. Dai, adesso devo usare anche le tartarughe per andare avanti, perché sennò poi muoio. Perfetto. Oh, la fine! Sì, grazie Dio. Grazie. Ho finito il livello. Oh. Bene. Va bene così, non me ne frega nulla. Basta. Questo era il video di oggi.
Si è passato anche sto livello di merda. Basta, basta. Ragazzi, io ho quasi finito anche la seconda isola. Io non so più che cosa dirvi, veramente. Lasciate un like se vi è piaciuto il video. Spero di tornare presto con altri video, anche insieme a LS. Basta, 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 basta.